È un bilancio più che positivo quello stilato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Teramo per l'anno 2016. Diminuiscono del 15% il numero complessivo dei reati perseguiti. Tra questi scendono vertiginosamente i furti nelle abitazioni, meno 25%, e le rapine, mentre aumentano i sequestri di sostanze stupefacenti. Un 2016 con risultati migliori, in che in particolare? In particolare nell'ambito del contrasto alla lotta alla droga. Noi quest'anno abbiamo elevato il livello dei servizi, le investigazioni, ci sono state tante indagini in materia di stupefacenti e siamo riusciti ad arrivare ad un risultato di oltre 16 kg di droga sequestrata, non solo cocaina, non solo eroina, ma anche marijuana che viene coltivata nell'ambito del territorio teramano o nelle province limitrofe. E poi scendono i furti, scendono le rapine, insomma i delitti in genere. Sì, abbiamo una netta diminuzione dei furti, circa il 20%, e soprattutto dei furti in abitazione, che sono quelli che creano maggiore allarme locale. Durante il 2016 sono state tante ed importanti le operazioni di servizio svolte dal reparto operativo e dalle compagnie di Teramo, Giulianova ed Alba Adriatica, soprattutto in ambito della prevenzione. Ma se i furti e le rapine diminuiscono, c'è un nuovo reato che si sta diffondendo pericolosamente, quello delle truffe agli anziani. Quali truffe e voi che cosa fate per prevenirle? Le truffe che sono in costante aumento purtroppo sono quelle a danno degli anziani o comunque delle persone che sono socialmente più deboli, persone che sono spinte da gesti d'amore nei confronti dei propri figli oppure nei confronti dei propri nipoti, delle persone a cui ci tengono particolarmente. Infatti queste persone, i truffatori, colgono proprio in questa sfumatura, dicono che sono tratti nudi presso le caserme dei carabinieri oppure hanno bisogno di un avvocato per poter essere liberati perché hanno causato un incidente o perché hanno comunque avuto a che fare con le forze dell'ordine. Questo non è assolutamente vero, la maggior parte viene telefonicamente, ma nessun carabiniere, nessun agente delle forze dell'ordine chiamerà mai il caso di una persona per chiedere dei soldi per rilasciare un proprio congiunto. La novità per il 2017 sarà l'apertura di centri d'ascolto in tutti quei piccoli comuni teramani dove non è presente la stazione dei carabinieri. L'obiettivo è la maggiore vicinanza ai cittadini.